La professione esige che si lavori e si parli di quello che è il fatto principale nel paese. E la guerra che continua è il fatto principale, perché lì muore la nostra gente. E avere paura o non averne è il rischio di questa professione. Come i militari danno ragione al loro, cioè al loro governo, dall'altra parte i guerriglieri danno ragione alla loro parte, ma chi è che soffre è la gente in mezzo. La stessa Pulikovskaya denunciava allo stesso modo i militari russi come i guerriglieri ceceni. Un concetto. Lei ce l'aveva con tutte e due, piantatela, sedetevi a un tavolo, bisogna fare la pace. Questo è il concetto. Sono queste le cose, perché a me non interessava tanto, sì, mi interessa riportare la voce della guerriglia, del capo della guerriglia, ma a me interessava riportare la sofferenza dell'uomo, perché la sofferenza dell'uomo, quel che ci va di mezzo, per colpa di due che si contendono il potere e la forza, no? Il discorso delle guerre, tutti uguali, sono tutti uguali. Una donna di 55 anni. Ehi, è da lei, dottor Cornaglia, tali. Il cifro, il vetrile. Come possono... Un commercialista bergamasco dedica tutto il suo tempo libero alle guerre dimenticate. Capire l'uomo soprattutto anche convivente. È ridata su strada.